Andare a votare, che segnale Questo è un reato. Il è? Non è un nucleare. reato non votare, però. No, no, qui in questo senso che un politico dica di non andare a votare, secondo me è un reato. Puoi dire di dire votare sì o no, ma non dire di non andare a votare è un reato che si fa. Adesso con i legali ci stiamo accordando a vedere se Formigoni, questa gentaglia qua che dice di non andare a votare, Bossi, sono perseguibili penalmente. La cosa che mi sta più a cuore, perché il nucleare non lo faranno mai, anche se non reggessimo il cuore, il nucleare in Italia è infattibile, non è fattibile. Primo perché succederebbe una guerra civile, secondo non ci sono i soldi, quindi sono più tranquillo sul nucleare, ma sull'acqua pubblica no, l'acqua è un business da migliaia di miliardi di euro ed è questo. Quello che non vogliono questi partiti, perché sono dentro tutte le multi utility, sono dentro le SPA dell'acqua. Il fatto di accorpare e disaccorpare il referendum dalle elezioni amministrative è stata fatta da tutti i partiti. Il problema è che c'è stato Fukushima dentro, che non si aspettava nessuno. Se non ci fosse stato l'incidente in Giappone sul nucleare, non avremmo raggiunto il quorum perché non ci sarebbe stata questa spinta del nucleare per Fukushima. Cioè, lei sta dicendo che anche il PD, addirittura l'IdV, che è Allora io promotore dei dico, referendum, allora, non ha questa legge partecipato alla tutti insieme battaglia? appassionatamente hanno fatto una riunione, hanno votato se accorpare il referendum alle elezioni o no e per un voto, uno, non è stato accorpato, è stato messo il 12 e il 13 di giugno. Beltrandi, Capano, Cimadoro, Cirielo, D'Antona, Farina, Fassino, Fedi, Gozi, Madia, Mastro Mauro, Porcino e Samperi. Ricordo che sono 13 persone, 10 del PD meno L, 2 dell'Italia dei Valori, che uno si è alzato un attimo prima della votazione. Spero che Di Pietro, se mi sente, li mandi via con ignominia e li denunci per danni. Bene, ognuno di loro deve risarcire un tredicesimo di milioni che costa questo disaccorpamento. Un tredicesimo sono 24 milioni e 615 mila che devono tirare fuori questi signori che io ho nominato. Se non ce l'hanno personalmente, i loro partiti preleveranno dai loro rimborsi elettorali che sono furto delle tasse degli italiani perché c'è stato un referendum per non avere i finanziamenti dei partiti e loro li hanno cambiati in rimborsi elettorali, prenderanno dai loro rimborsi elettorali e risarciranno il popolo italiano di 320 milioni di euro. Renzi ha detto che voterà tre sì e un no, il Allora, no è proprio sull'acqua. già nella sua città, io voglio che la gente sappia queste cose. Allora, già nella Toscana, nel 2005, le famiglie di Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, Mugello, Val di Seve consumano non 92 milioni di metri cubi d'acqua, come era predestinato, ma ne consumano meno, 84 milioni, perché hanno fatto una campagna di risparmio, perché c'è la crisi, perché l'acqua costa. Hanno risparmiato i cittadini. Beh, è un bel gesto risparmiare l'acqua. È preziosa. Bene, che cosa fa l'ATO? Queste società che si chiama ATO. ATO è Ambiente Territorio Ottimale. L'ATO dice, riconosce a Publiacqua, quella che gestisce l'acqua di queste città che ti ho detto, è un conguaglio per i mancati introiti. Cioè, e chi paga? I cittadini pagano. Cioè, visto che questi 33 milioni di risparmio di acqua sono un mancato introito per il gestore, verranno spalmati sulle bollette dell'acqua. Cioè tu risparmi e il risparmio ti viene addebitato sulla tua bolletta dell'acqua. Renzi parla proprio della sua onestà e dice Grillo non è affidabile, non è coerente. Ma Uno io che è non contro sono il simile, io sono un commercio e comico, faceva le io non sono pubblicità per gli affidabile, yogurt, io non uno che sono affidabile, spaccava il computer io non sono e poi è affidabile per fanatico della niente, io rete. non sono affidabile, sono il più disonesto del mondo, va bene? Ve lo dico, sono il più disonesto del mondo, non dovete votare me, io non sono candidato, mi guadagno i soldi col mio lavoro, pago le tasse, con queste tasse paghiamo gli stipendi di questi ebettini di Firenze, paghiamo le tasse con tutti, io sono un privato cittadino che si è messo in gioco per dire delle cose, ma me le dovete far dire. La Costituzione afferma che beni di rilevanza pubblica come l'acqua possono essere dati e gestiti dai cittadini. Quello che vogliamo fare noi è questo, che è un consorzio pubblico con cittadini che si candidano per la presidenza o per il consiglio di amministrazione con un curriculum, votati in rete dai cittadini, bilanci trasparenti messi in rete, controllati, vidimati e descritti attraverso la rete e determinati dai cittadini.
Questa è la costruzione. È semplicissima la politica, semplicissima. Solo che i cittadini sono tagliati fuori da qualsiasi decisione. Anche la nostra Costituzione, che prevede delle cose così, non ha previsto che noi possiamo solo come cittadini fare dei referendum abrogativi, cioè togliere le cazzate di quella gente lì. Possiamo solo togliere le cazzate di questa gente. Allora dobbiamo inserire nella Costituzione e che si possono fare i referendum propositivi senza quorum e poi per esempio le leggi popolari, continuiamo a fare leggi popolari, ne ho fatto una anch'io di 350.000 firme, ma no, la Costituzione non ha l'obbligo della discussione in Parlamento, allora deve diventare obbligatoria la discussione, perché 350.000 cittadini che chiedevamo noi, sono 4 anni cara, 4. Chiedevamo via i condannati dal Parlamento, 2 legislature, il voto di preferenza, cioè la legge elettorale. Ci hanno accusato dell'antipolitica, la sinistra ci ha detto che noi siamo ostili perché vogliamo togliere i condannati dal Parlamento per avere l'acqua pubblica, per avere queste cose qui. Siamo ostilissimi, ma mi devo calmare. Allora, queste 350.000 firme, calmo, sono nella cantina del Senato. Allora, calmo, io ti dico, e ti do del tu perché non ho nessuna stima di te, caro Schifani. Bene, caro Schifani, che cosa cazzo vuoi fare di queste 350.000 firme? Vuoi che ce le veniamo a prendere? Cosa dice Castelli? Devo parlare di questo?